La richiesta dei sindaci di Cone Bagnoli è chiara, il numero dei migranti nelle basi deve calare. Si fingono di un'associazione dei consumatori e propongono di passare a un operatore più conveniente, occhio alla nuova truffa sulle bollette. Sette case su dieci a Venezia vengono acquistate da stranieri, interviene il sindaco, va bene, a patto che amino la nostra città. Giornata d'inferno sulla Romea, doppio incidente, uno al mattino a Lova e uno nel primo pomeriggio sul ponte Translagunare blocca il traffico. Incendio nella sala macchine di un cargo ormeggiato al porto di Chioggia, intervengono i vigili del fuoco, un marinaio finisce in rianimazione. Allerta della protezione civile per forti temporali in arrivo, lo stato di attenzione durerà almeno fino a sabato mattina. La Pellegrini è pronta a portare il tricolore alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Rio. Sono emozionata, dice: è pronta per le gare. Buonasera, ben ritrovati. Questo è TG Venezia, siamo pronti? Prontissimi a darvi le principali notizie della giornata. Iniziamo con l'emergenza migranti. Lo sapete, nelle scorse ore c'è stato un incontro al finale tra il sindaco di Cona che era insieme ai colleghi di Agna e Bagnoli e il ministro dell'interno Alfano. La richiesta è chiara, il numero di profughi all'interno dei due hub, dei due siti, deve eh, assolutamente diminuire. È tornato da Roma con una certezza che tra il prefetto di Venezia e il Viminale la distanza è tanta e non stiamo parlando di valori chilometrici. Alfano, quando ha visto i numeri dei profughi ospitati nelle caserme di Coneta e Bagnoli, ha strabuzzato gli occhi. Per Alberto Panfilio, sindaco di Cona, è la dimostrazione di come viene gestita malamente questa emergenza immigrazione. No. L'ho no, letta nell'espressione del ministro nel momento in cui gli è stata portata la cartellina, ecco, famosa cartellina dove chi ha percepito immediatamente che in queste modalità qui non si può fare accoglienza e il territorio soffre eh, e dunque bisogna trovare delle soluzioni, ah, beh, anche perché un politico legge la questione anche in maniera diversa. Per il sindaco l'incontro con Alfano, a cui hanno partecipato anche i colleghi di Bagnoli e Agna, è stato comunque positivo. Direi che l'incontro lo definirei positivo, se non altro per il fatto che abbiamo illustrato qual è la reale situazione del territorio. A un ministro che eh, nello specifico non conosceva questa particolare situazione di due centri eh, in dove che ci sono appunto circa 1200 ospiti. Ora a Cona si aspettano che il numero dei migranti all'interno dell'ex base diminuisca sensibilmente. Io vorrei che questo succedesse, non vogliamo diventare eh, un luogo dove comunque ce ne saranno sempre, perché quando arrivano intanto li mandiamo a Cona, io parlo per la provincia di Venezia, e poi si vedrà. Questo non sembra una modalità, abbiamo trasformato delle persone che erano assolutamente ospitali in persone oggi che eh, eh, patiscono eh, ovviamente l'impatto che possono dare questi centri. E adesso parliamo di una nuova truffa che è stata scoperta nei giorni scorsi e sentiamo di che si tratta riguardo alle bollette. Le tecniche commerciali da parte degli operatori del settore della luce e del gas diventano sempre più contorte e scorrette. Lo dimostra la disavventura vissuta da un'impiegata quarantenne di Martellago che ad aprile ha cominciato a ricevere bolletti di una compagnia con cui non aveva sottoscritto alcun contratto. Poi le è arrivata una strana telefonata. Una persona che si spacciava per il responsabile di un'associazione dei consumatori le ha detto di essere al corrente dell'inghippo e le ha suggerito di cambiare gestore proponendo una terza compagnia. Veramente non finisce anche noi di sotto Venderci. Ancora più come, e non riusciamo a capire, questi venditori riescono a procurarsi il numero di cellulare di questi utenti e spacciarsi addirittura come non solo come associazione dei consumatori, ma addirittura investe anche di persone informate dalla polizia postale su quelle che sono delle situazioni che i consumatori stanno subendo. D'estate, tra l'altro, questi raggiri aumentano esponenzialmente, avverte Carlo Garofolini di Adico. Noi mettiamo in guardia la gente da queste persone e consigliamo di evitare per quanto possibile di stipulare contratti telefonici. Qua non si trattano di pratiche commerciali scorrette, ma qua si tratta veramente di truffare, fare, soprattutto anche abusando e diffamando quelle che sono insomma anche le sigle delle associazioni dei consumatori. Noi come Adico invitiamo a segnalarci tutte queste situazioni perché non riteniamo assolutamente di dover eh, continuare a permettere a questi venditori di lavorare in questo modo. Il numero di case in possesso di cittadini stranieri in centro storico naturalmente a Venezia è impressionante. Interviene il sindaco che dice va bene a patto che amino veramente la nostra città. Sette case su dieci a Venezia vengono acquistate da stranieri. I prezzi delle zone più pregiate vanno dai 12.000 ai 20.000 euro a metro quadro, proibitivi per la maggior parte di chi vede nella città un posto dove vivere, non una quinta di lusso dove trascorrere qualche giornata all'anno. I dati diffusi qualche giorno fa dalla multinazionale dell'intermediazione immobiliare Engel Volkers non fanno che confermare quanto molti veneziani denunciano da tempo. La città rischia di trasformarsi in un unico gigantesco albergo senza più residenti fissi. Ma il fatto che gran parte degli immobili interessino compratori stranieri non è necessariamente un male, secondo il sindaco Luigi Brugnaro. Noi siamo contenti se vengono stranieri che amano la città. Non, non vuol dire che devono essere economicamente per forza facoltosi, però è vero. Che questa città si presta a un'attenzione delicata, per cui chi vuole vivere Venezia, o la vuole capire, la deve in qualche modo partecipare, la deve conoscere. Non è soltanto la dichiarazione d'amore e poi una toccata e fuga che fa in qualche modo eh, la conoscenza o l'amore la, vero per Venezia, ma è lo stare insieme. Chi ama davvero Venezia e la vuole vivere fino in fondo sarà sempre ben accolto in questa città, spiega Brugnaro. Il peso non sono gli stranieri che vengono qui perché innamorati dei ritmi e delle tradizioni veneziane, ma quei turisti mordi e fuggi che fanno un passaggio veloce in città per fare soltanto un selfie e dire di esserci stati. Noi abbiamo un problema col turismo, che è quello di farli tornare i turisti. È il turista che torna che noi adoriamo, il turista che è stato, che conosce e che capisce che in qualche settimana non può conoscere Venezia. Quindi noi lavoriamo molto perché degli 11 musei possa vederli tutti 11 e non soltanto magari il Palazzo Ducale o il Correr che è in piazza San Marco. Dobbiamo lavorare perché il turista dica, come dicevo una volta, che bello, mi è piaciuto, voglio tornare. Rete internet presto ancora più veloce a Venezia e a Mestre, entro il prossimo triennio l'intero territorio comunale sarà infatti coperto dalla banda larga, l'ha annunciato l'amministrazione, l'accordo prevede la realizzazione di un'infrastruttura in, in fibra ottica che interesserà le cosiddette aree nere e aree grigie del comune, ovvero tutto il centro di Mestre, Marghera, Carpenedo, Bissuola, Chirignago, Gazzera e buona parte di Zelarino, poi ancora Favaro e Campalto, il centro storico di Venezia, Murano, Sant'Erasmo e Il Lido, mentre per coprire le aree bianche a fallimento di mercato, ovvero quelle aree in cui nessun operatore è interessato a intervenire e a investire, è già stato avviato un apposito progetto gestito dalla regione. L'intera operazione rientra nel piano del governo, cosiddetto piano banda ultra larga. Chiudiamo la parte relativa all'amministrazione con una nota diffusa oggi dalla CGL Funzione Pubblica che attacca il sindaco Brugnaro e dice eh, insomma, che ha tagliato anche i permessi per malattia. Questa è la presa di posizione da parte dei dipendenti comunali che rispondono alla sigla Funzione Pubblica CGL. La cronaca adesso con una doppia situazione critica a Chioggia. Sentite. Chioggia. Traffico in tilt sul ponte della Translagunare a causa di un incidente che ha visto coinvolte tre auto nel primo pomeriggio. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, oltre che i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. I feriti sono stati portati all'ospedale. Si tratta di un frontale che ha paralizzato la corsia di marcia in direzione Valli, anche se per facilitare l'intervento dei soccorsi è stato necessario chiudere l'altra corsia. La circolazione è ripresa solo dopo un'ora. Ma non è stato l'unico intervento della giornata. I vigili del fuoco sono dovuti andare anche al porto per un incendio scoppiato nella sala macchine di un mercantile battente bandiera turca. Il bilancio è di nove feriti, tra cui un pompiere. Due marittimi sono in gravi condizioni. Uno in particolare è stato trasportato all'ospedale dell'Angelo per una forte intossicazione e in rianimazione. Per far fronte all'emergenza l'ospedale ha richiamato anche il personale medico in riposo. Adesso parliamo di un nuovo allarme bomba. È successo al Lido tutta colpa eh, di un passeggero che si è dimenticato, una borsa. Lido, zainetto abbandonato, nuovo allarme bomba. Stavolta l'allerta in corrispondenza del terminal dei vaporetti di Santa Maria Elisabetta. Secondo le forze dell'ordine, lo zainetto sarebbe stato segnalato vicino a una rastrelliera per le biciclette. Parte del terminal, soprattutto quella relativa all'approdo della linea 5.1, è stata interdetta al transito. Sul posto, verso le 11.40, almeno una squadra dei vigili del fuoco, una pattuglia della polizia locale dei carabinieri e, da protocollo, un'ambulanza del 118. L'intervento degli artificieri, della questura, poi fatto rientrare l'allarme. Era una semplice borsa dimenticata e continuiamo a parlare. Di cronaca, sulla Romea. È stata una giornata difficile. Avete sentito, c'è stato un incidente sul ponte translagunare di Chioggia, ma non è stato l'unico Campagna Lupia. Traffico in difficoltà giovedì mattina sulla strada statale Romea all'altezza di Lova. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un furgoncino è andato a sbattere contro un autobus ACTV della linea 80 diretto a Sottomarina che aveva arrestato la propria corsa alla fermata. Finché non sono stati rimossi gli ostacoli in carreggiata, ossia poco dopo le 9, si sono allungate code piuttosto pesanti. Per due ore. Le auto sono state costrette a procedere a passo d'uomo. Una decina ai feriti di lievissima entità, solo una persona è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Ed è stato arrestato e consegnato alla giustizia il pusher che era sopra, stato soprannominato delle cabine eh, telefoniche. Si tratta di un cittadino eh, tunisino, eh, classe 1983, eh, spacciava droghe pesanti in città eh, a, al dettaglio, nella zona della stazione ferroviaria, e cosa faceva per non farsi eh, intercettare, beccare dagli agenti? provocava eh, le sostanze stupefacenti all'interno di apparecchi telefonici pubblici dando istruzioni agli acquirenti assuntori perché gli eh, lasciassero il denaro eh, dovuto in questa maniera pensava di non essere intercettato eh, e è fermato eh, non è andata così nelle scorse ore gli agenti della polizia gli hanno stretto le manette ai polsi Intervento dei vigili del fuoco a quarto daltino per un residente che è andato su tutte le furie e si è barricato in casa. Quarto daltino. I pompieri hanno dovuto buttare giù la porta per cercare di arginare la sua furia perché non si sapeva come sarebbe potuta evolvere la situazione. Trambusto in via Trieste per un residente che avrebbe perso il controllo e si sarebbe chiuso in bagno spaccando tutto. I vicini hanno chiesto aiuto al 118 che a sua volta ha chiesto l'apporto dei vigili del fuoco che hanno prima controllato che il soggetto non avesse oggetti pericolosi in mano e poi hanno sfondato l'ingresso dell'appartamento. Il residente è stato quindi bloccato e affidato ai sanitari che l'hanno portato in ospedale per gli accertamenti. Vediamo un'altra notizia di cronaca, tragedia a Cavana. Un agricoltore ha perso la vita nel pomeriggio mentre stava lavorando nei campi con i propri figli. Si tratta di Franco Fasolato, sessantenne di Campolongo Maggiore. È stato trovato proprio privo di vita vicino a un trattore. L'allarme lanciato dai familiari è arrivato il 118, però purtroppo non c'è stato nulla da fare. Allerta maltempo per le prossime ore, allerta diramata dalla Protezione Civile in Veneto: sono in arrivo dei temporali anche di forte intensità, quindi bisogna prestare. Attenzione, durerà circa 24 ore dalla mattina di venerdì fino alla mattinata di sabato. La protezione civile prevede fenomeni intensi, quindi prestare la massima attenzione. Resto lo sport con Federica Pellegrini che è arrivata a Rio e pronta a portare il tricolore alla cerimonia di inaugurazione dei giochi olimpici. Siamo arrivate al nostro appartamento. Se la salina riesce ad aprire. Oh. oh! Oh yeah! Dai, qui si possa lasciare le valigie Fichissimo! Un po' piccolo, ma carino. Così Federica Pellegrini ha commentato l'alloggio assegnatole a Casa Italia a Rio de Janeiro. Mm, piccolino, però. C'è <ride> tutto. Sì, dai. sì, le valigie le teniamo fuori. Questo è l'armadio. La, sono giorni di grande emozione per la campionessa di Spinea in vista delle gare che la vedranno impegnata in vasca ai giochi di Rio, ma anche della cerimonia d'apertura nella quale sarà porta bandiera dell'Italia. Manca molto poco. Il 5 si inizia con un'emozione grandissima per me perché porterò la bandiera al Maracanà e sarà anche il mio compleanno, ammette la stella del nuoto azzurro. Comincerò le gare già il 6 mattina con la staffetta veloce e poi tutta la settimana. Speriamo nel meglio. Vorrei fare il massimo possibile, se questo vorrà dire medaglia o no, non lo so, ha messo la Pellegrini. Nella mia testa c'è una gara che vorrei fare e poi non so quello che porterà. Una medaglia, qualcosa di più o qualcosa di meno. C'è sicuramente, conclude la nuotatrice di Spinea, la consapevolezza di aver fatto un bel lavoro di avvicinamento per arrivare nel migliore dei modi alle competizioni. A tutti i supporter, quindi non resta che aspettare e fare il tifo per superfede. Un'ultima notizia di sport, prima di chiudere, il Venezia finisce con Parma e Padova, girone di ferro per la promozione diretta in Serie B. Oggi sono stati sorteggiati i gironi per quanto riguarda la uh, Lega Pro. Gli arancio nero verdi se la vedranno con agguerrite pretendenti al primo posto. Quindi sfide interessanti con i giallo blu, uh, nobile decaduta e poi con i bianco scudati. Ci sarà il derby che torna dopo tantissimi anni. Ha parlato Perinetti, il direttore del Venezia, ha detto che sarà ancora più stimolante vincere questo campionato. E questa sera alle 21:05 torna Focus con il nostro direttore Luigi Baccialli, come ogni giovedì in studio ci saranno i veneti schiacciati dalla crisi con eh, tante storie di chi sta lottando contro questo difficile eh, momento economico. È tutto per quanto riguarda questa edizione di TG Venezia. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro una buona serata, ci vediamo presto.